L'area progressista deve recuperare il voto dei giovani e degli astenuti, delle persone che ormai sono disaffezionate. Questa è la sfida vera, perché i voti alle europee dimostrano una tenuta dei popolari e dei socialisti, ma il crollo di liberali e verdi e il successo delle destre più estreme. In Italia l'area progressista complessivamente presa ha retto abbastanza, pur con delle difficoltà in alcuni ambiti, ma soprattutto la verità è che la maggioranza assoluta delle persone ormai non va a votare e che occorre assolutamente recuperare questi astenuti e i giovani che hanno dalla loro parte la necessità di un futuro davvero sostenibile e di una sfida ecodigital che va vinta, pena una catastrofe climatica che davvero deve essere preoccupante per tutti.